Dino Lucente, direttore Casa Artigiani Pescara, sottolinea la pericolosità di alcuni punti in prossimità dei cantieri in corso sulla A14 che stanno creando code e disagi da lunedì quando sono ripresi dopo la pausa estiva. All'alba di oggi un tragico incidente mortale lungo il tratto Giulianova-Roseto, direzione Pescara, in corrispondenza di una deviazione correttamente segnalata, precisano da Autostrade per l'Italia. Secondo quanto si è appreso, un'autovettura nel cambio di carreggiata avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro un'auto che in quel momento giungeva in senso opposto. Ha perso la vita una donna di 85 anni, Lola Presenza. Altre due persone di 32 e 86 anni sono rimaste ferite. Questa è una cosa non triste, ma di più, perché una tragedia di questo tipo, cioè, fa solo riflettere, pesantemente, anzi dovrebbe far riflettere non solo noi, ma chi di dovere. Non solo a causa dei cantieri, per i prossimi 6 mesi c'è anche il rischio chiusura di moltissime microimprese in Abruzzo, ha detto Lucente al quotidiano Il Centro e lo ha ribadito al nostro microfono. Noi pensavamo di aver, quest'estate, di aver risolto con le nostre pressioni e gli ingressi gratuiti sui pedaggi per tutte le aziende, per tutti i professionisti, ma adesso 6 mesi, cioè a marzo, penso che molti lavoratori torneranno purtroppo a casa. La cosa adesso è molto grave, perché è vero che l'Italia è l'unico paese dove l'80% di merci viaggia su gomma, però bisogna far lavorare le persone, perché non possono continuare a prenotare alle persone, ai cittadini, Amazon o Just Eat o quello che è, insomma, in merito. E poi c'è da dire che le microimprese nella nostra regione sono tantissime. Le microimprese, cioè da 0 a 9 dipendenti, sono circa il 92,6%. Nonostante tutto, cioè, vengono ancora bistrattate su questa cosa e non si capisce che l'occupazione dipende da loro. Quindi code e rallentamenti che ritardano la consegna delle merci ed è un circolo vizioso questo. Sì, voglio dire, io, il mio presidente che percorre la A14 fino a San Benedetto, eccetera, perché lui fa manutenzione camper, voglio dire, cioè, per fare, voglio dire, 15 km ci impiega un'ora e mezza sulla cosa. Poi, siccome tutto il traffico si sta immettendo sulla nazionale Adriatica, cioè, ancora lì, ancora peggio. Per cui cercate di rimborsare almeno il pedaggio. Direttore, quindi tantissime di queste microimprese rischiano la chiusura. Tantissime di queste microimprese sicuramente non riprenderanno ancora quella quantità, quel numero di persone di forza lavoro che sono ancora in cassa integrazione. Ne hanno riprese su 10, ne hanno riprese su 9, ne hanno riprese 4. O addirittura, io non dovrei dirlo, così si alimenta il mercato nero, cioè del lavoro.